Allora adesso io ho detto per grazia di Dio tante cose, ma adesso andiamo alla parte migliore che è quella del catechismo della Chiesa Cattolica, dove la Chiesa ci spiega che cos'è il nome di Gesù. Sentite che meraviglia, poche, sono pochi numeri, pochissimi, ma lo spiegano 100 volte meglio di come ho detto io e serviranno proprio per far innamorare tutte le persone di Gesù. Sentite, al numero 430 del catechismo della Chiesa Cattolica. Gesù in ebraico significa Dio salva. Al momento dell'annunciazione l'angelo Gabriele dice che il suo nome proprio sarà Gesù, nome che esprime a un tempo la sua identità e la sua missione. Quindi non si chiama Gesù solo perché gli si è dato il nome, ma è la missione, cioè la sua missione è che deve salvare. Ecco perché quando si invoca Gesù si salva dalle malattie e da tutto, perché la missione di Gesù è salvare. Poiché nessuno può rimettere i peccati se non Dio solo. In Gesù, il suo Figlio eterno fatto uomo, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Così in Gesù Dio ricapitola tutta la storia di salvezza a vantaggio degli uomini, cioè tutta la storia della salvezza è ricapitolata in Gesù, nel nome di Gesù. Il nome di Gesù contiene tutta la salvezza. Cioè, pazzesca sta cosa, e poi. Sentite 432. Il nome di Gesù significa che il nome stesso di Dio è presente nella persona del Figlio suo, il nome di Dio, fatto uomo per l'universale e definitiva redenzione dei peccati. Sentite, è il nome divino che solo reca la salvezza e può ormai essere invocato da tutti. Perché mediante l'incarnazione egli si è unito a tutti gli uomini, e quindi tutti gli uomini lo possono invocare, in modo tale che non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Atti 4:12, cioè è pazzesca sta cosa. Poi questa qua, secondo me, è la più bella di tutte, è veramente una cosa. La sentite? 433. Il nome del Dio Salvatore era invocato una sola volta all'anno per l'espiazione dei peccati di Israele, dal sommo sacerdote, dopo che questi aveva sperso col sangue del sacrificio il propiziatorio del Santo dei Santi. Il propiziatorio era il luogo della presenza di Dio. Quando San Paolo dice di Gesù, Dio l'ha stabilito a servire come strumento di espiazione nel suo sangue, Romani 3:25, intende affermare che nella sua umanità era Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo, 2 Corinzi 5:19. Allora, questa è una cosa pazzesca. E qua bisogna spiegarla perché questa è una cosa pazzesca. Allora, pensate, gli ebrei potevano invocare il nome di Dio che salvava una volta l'anno e lo poteva fare solo il sommo sacerdote di tutto quanto Israele, bardato dei abiti liturgici con l'incenso che aveva messo, aspergendo col sangue, doveva fare un rituale enorme perché si doveva invocare il nome di Dio, e quando si invocava si salvava tutto Israele, si salvava dai peccati, dalle malattie, da tutto. Cioè, pensate che significa una volta l'anno. Noi abbiamo una Invece, nel momento in cui la seconda persona della Trinità, il Verbo, si è fatto carne, uomo, quel nome dal cielo l'ha portato a tutti, perché l'ha annunciato a tutti, e è diventato proprietà non solo del sommo sacerdote, ma di tutti gli uomini che vogliono invocarlo. Quindi, se il sommo sacerdote per una volta l'anno salvava tutto il popolo, immaginate adesso che lo possono invocare il nome di Gesù i bambini, gli anziani, i malati, chiunque lo invocherà sarà salvato. Cioè, quello significa invocare il nome di Dio che salva, cioè una cosa pazzesca. Se una volta l'anno il sommo sacerdote si salvava tutti Israele, immaginatevi, noi lo possiamo ripetere continuamente, giorno, notte. Ecco che cos'è il nome di Gesù, cioè è una cosa pazzesca. Questo è servito proprio per farlo capire benissimo. E poi dice, finisco con questo numero, questa è una cosa pazzesca. Il catechismo numero 2666 è una cosa, guardate, delle più potenti che ho mai letto in vita mia. Questa è veramente da saltar de gioia proprio. Dice: ma il nome che comprende tutto
è quello che il Figlio di Dio riceve nell'incarnazione, Gesù. Il nome divino è indicibile dalle labbra umane, ma il Verbo di Dio, assumendo la nostra umanità, ce lo consegna e noi possiamo invocarlo Gesù, cioè Yahweh Salva. Il nome di Gesù contiene Dio e l'uomo, perché Gesù era Verbo fatto carne, quindi il nome di Gesù contiene tutto Dio e tutto l'uomo, come l'Eucaristia. E contiene l'intera economia della creazione e della salvezza, cioè tutto quello che è insegnato sulla creazione, la potenza della creazione, della redenzione, tutto dentro il nome di Gesù. Ecco perché i malati vanno guariti, perché se nel nome di Gesù c'è stata la creazione, nel nome di Gesù ci può essere quella guarigione, che è come una nuova creazione. Cioè questa è una cosa pazzesca. Poi dice, pregare Gesù è invocarlo, chiamarlo in noi. Il suo nome è il solo che contiene la presenza che esso significa. Cioè, quando uno dice Gesù, è il solo nome che contiene la presenza che significa, cioè la presenza di Dio, Dio stesso. Quindi pensate, quando si dice Gesù sarebbe presente Dio, eh? Gesù è risorto e chiunque invoca il suo nome accoglie il Figlio di Dio che lo ha amato e ha dato se stesso per lui. Ecco, questa è una cosa. Penso questo basta perché è una cosa pazzesca. Allora, per questo io vi invito a diventare veramente sempre più adoratori del nome di Gesù, conoscitori, coloro che lo amano, che lo fanno conoscere, perché se una madre vuole fare un dono meraviglioso al suo bambino, insegnasse a invocare il nome di Gesù Cristo. Perché la madre un giorno può darsi che non ci starà più, perché è un essere umano. Invece il nome di Gesù lo avrà sempre ed è il dono più bello che un genitore può fare ai figli, no? Questo è molto importante. Quindi ecco, per questo San Paolo dice: qualunque cosa fate in parole o opera, compitela nel nome di Gesù Cristo, perché questo nome è un solo nome che rende presente Dio immediatamente e che quindi ci dà accesso al Padre. Quando noi preghiamo, vi faccio questo altro esempio meraviglioso. Allora, quando noi abbiamo detto che l'unico che poteva invocare il nome di Dio nell'antichità era il sommo sacerdote, voi dovete sapere che nel Tempio di Gerusalemme c'era il luogo chiamato il Santo dei Santi, dove c'era l'Arca dell'Alleanza. E quel luogo c'è stata una cortina spessa, e lo storico Flavio Giuseppe dice che neanche due cavalli insieme tirandola potevano rompere per quanto era spessa, no? E questa cortina separava il luogo Santo dei Santi da tutto il resto, e là ci poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta l'anno. Quando Gesù è morto, la cortina si è rotta, si è spaccata, dice la scrittura, è crollato il muro. Quindi se prima aveva accesso al Santo dei Santi solo il suo sacerdote, adesso ce l'hanno accesso tutti nel nome di Gesù. Quindi vi rendete conto? Noi ogni volta che invochiamo il nome di Gesù andiamo alla presenza di Dio Padre in cielo. C'è una cosa pazzesca. E quindi preghiamo davanti al Papà Celeste. Infatti dice: non vi ha dato uno spirito per ricadere nella paura, ma uno spirito che vi spinge a gridare Abba Padre, perché il nome di Gesù ci dà il dono di gridare Abba Padre, cioè papà, sei nostro papà. Questo, ogni volta che si invoca il nome di Gesù si va alla presenza di Dio in maniera nel luogo santo dei santi, se va, dove è l'unico luogo dove il sommo sacerdote invocava il nome di Dio e c'era la salvezza per il popolo. Quindi è una cosa pazzesca questo qui. Allora ecco, queste sono le meraviglie proprio. Poi la prossima volta faremo un'altra cosa meravigliosa, però ci tenevo tantissimo proprio a consegnare queste meraviglie del nome di Gesù, perché vedevo di una cosa che un po' mi dà dolore, però la dico perché porta gloria a Dio. A volte mi dà dolore che queste cose magari le vai a leggere nei protestanti, quando invece noi abbiamo come Chiesa Cattolica la pienezza della verità e quindi anche il dono pieno del nome di Gesù. Infatti la Chiesa ci insegna la liturgia a finire le preghiere sempre con per il nostro Signore Gesù Cristo, per Cristo nostro Signore, che è l'unico nome che la Chiesa sa che dà accesso al Padre. Noi non preghiamo nel nome, che ne so,
per Cristo nostro Signore, per il nostro Signore Gesù Cristo, sempre nel nome di Gesù si prega, perché è il nome che apre tutte le porte di grazia. Sembra che siamo meno convinti. Allora, sono molto... perché sto dicendo questo? Perché i protestanti hanno una cosa, che sono portati a mettere in pratica queste cose, e allora diventano fissati su questi punti, e si vedono spesso grandi frutti. Noi ci abbiamo molto più di loro, allora per questo io spingo a mettere in pratica quello che la Chiesa ci insegna, perché se noi cominciamo a usare il nome di Gesù così, noi 10 volte di più ci saranno miracoli e grazie, e questo ci permetterà di diventare un'unica Chiesa, come dice il Concilio, sotto un solo pastore. Perché il Concilio Vaticano ci dice di guardarci tutti come fratelli, anche con le altre chiese, no? Pur mantenendo sempre quello che noi crediamo e tutto quanto. Ma perché a volte Dio permette che noi vediamo cose in altre chiese, ma semplicemente per ritirare fuori dal baule quello che già abbiamo. Non è perché ci devono insegnare qualcosa, ma perché forse ci devono, lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa che vi ho detto. Allora lo Spirito Santo ce lo ricorda, ma perché noi ce l'abbiamo, non perché non siamo noi la Chiesa. Però questo è molto importante, perché averci tutti questi beni e poi non usarli, o quantomeno usarli solo in parte, ma quante persone piangono e sono sciolte nelle lacrime, quando basterebbe invece che conoscessero solo alcune delle verità che la Chiesa insegna per cominciare a... come dice, Dio trasformerà il lutto in danza. Non è facile. Non è facile, però è possibile. Sì, però col volere, sempre volere. Io c'è questa, sono in costruzione di questo, cerco questo. Infatti la parola che vi lascio è proprio questa. È quella che dice: tutto posso in colui che mi dà forza. E la forza la traiamo nel nome di Gesù. Allora ecco, tutto posso in colui che mi dà forza. Per questo vi invito e vi supplico proprio nel nome di Gesù a mettere il più possibile in pratica questa verità del nome di Gesù, perché se anche noi che qua siamo in tutto 7 la divulghiamo, cominciamo sempre più a metterla in pratica, noi neanche ci potremo immaginare quello che succederà di grazia, perché questo nome è il nome della famiglia reale. Questo è molto importante. Allora ecco, è importante che uno non quella... Ma guarda, ci pensa, il nome di Gesù hanno mandato nell'orgoglio, perché la gloria è di... ricordati sempre che la gloria è di Dio, e quando Dio vede che qualcuno gli ruba la gloria, ci pensa lui a rimettere a posto suo, non ti preoccupare. Non no, c'è, sto... c'è questa paura. No, il pericolo c'è, il pericolo c'è. Il pericolo c'è. Però bisogna stare attento, che per la... come quello che è nascosto il talento, no? Per la paura di usare il talento lo nascose. Dio non gli ha detto hai fatto bene, umiltà, gli ha rimproverato. Certo. Potevi dare ai gossi. Se ha qualcosa da dire nel tuo nome, non farmi fare grandi cose, ma nel mio piccolo, le piccole non cose. È non è possibile fare piccole cose con il nome di Gesù, perché il nome di Gesù è grande in sé. Anche quando fai una piccola cosa con Gesù è grande. 5 pani e 2 pesci con Gesù si moltiplicano. Quindi noi faremo piccole cose magari, ma nel nome di Gesù saranno grandi per l'umanità, perché per la salvezza delle anime, intendo, non per facce belli, ma per la salvezza delle anime. Quindi questo è molto importante. Perché io con questo cammino di fede, con questi problemi che ho avuto, mi trovo magari a volte a ridere, a supportare altre persone, poi mi vengono a dire ma che forza hai, ma da dove ti viene, ma che forza so che ho, io non ho nessuna forza. E allora, poi mi rendo conto che la preghiera è una forza, sì. Allora, e adesso finiamo con questa piccola testimonianza. Eccoci, lascio questa testimonianza, se la trovo, e... proprio perché voglio lasciare un esempio di quello che fa il nome di Gesù. Allora, leggo questa testimonianza proprio sul nome di Gesù e poi dopo basta, perché sennò è troppo. Allora, prendo questo
leggo da questo libro che si chiama Non siete stati capaci di vegliare un'ora, di Lerly Lea. Lui è un pastore protestante, però quello che leggo è una testimonianza proprio nel nome di Gesù. Naturalmente quello che leggo è sempre, come vi dicevo prima, sottoposto poi alla Chiesa, perché io leggo queste cose, ma in realtà per riportare tutta la Chiesa, ho fatto l'esempio di San Francesco. Ma lui dice: qualche tempo dopo essere diventato cristiano, mia madre mi confidò che aveva programmato di lasciare mio padre. Questi due, papà e mamma, erano sposati, no? E Larry disse singhiozzando: tuo padre e io abbiamo vissuto insieme tutti questi anni ed è stato terribile. Non ce la faccio più a sopportare le sue ubriacature, non posso continuare a vivere così. Distrutto la supplicai: mamma, per favore, non lasciarlo. Ma lei insisté: tu sei per conto tuo e tua sorella è cresciuta e ha cambiato casa, perché non dovrei andarmene? Perché, mamma rispose, ho letto il rosso della Bibbia. Che cosa vorresti dire? Chiese mia madre con una nota di esasperazione nella sua voce. Intendo dire che Gesù ha detto in Matteo 18:19: se due di voi sulla terra si accorderanno a domandare qualsiasi cosa, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Io sono uno, mamma, e con te siamo in due, possiamo accordarci e la cosa può accadere. Mamma non condivise il mio ottimismo, fece un profondo respiro e mi disse: non ho abbastanza fede per credere, lei. Va bene, disse io, non dice se due si accorderanno e credono, dice solo se due si accordano. Se poi è necessaria la fede, io crederò per tutti e due. Le mise un braccio intorno e facemmo questo tipo di preghiera. Sapete che cosa accade dopo questa conversazione? Le cose peggioravano. Ti è mai successo? Hai mai pregato con il tuo cuore per qualcosa, le cose sono volte al peggio? A me mi è capitato. Sì, per me. Una sera, dopo che papà si era ubriacato e aveva distrutto l'auto, mi inginocchiai al suo fianco e cercai di parlargli di Dio, ma lui mi stese una mano minacciosa e ringhiò: non parlarmi di Cristo è roba simile. Quella sera, pregando, versai calde lacrime sul pavimento della mia camera. Gesù aveva messo nel mio cuore l'ardente desiderio della conversione di mio padre, perciò decisi di non cedere. Non era facile non cedere dopo quello che gli era stato detto. Avevo la sua promessa: prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli darà quel che il tuo cuore domanda. Salmo 37,4. Questo non significa che possa avere una Cadillac questa settimana, una Mercedes tra un mese e una nuova casa l'anno prossimo. Non parlo di capricci carnali. Parlo di perdere la nostra vita per Gesù e lasciare che Egli metta i suoi desideri nel nostro cuore. La settimana successiva entrai in cucina e trovai mia madre seduta al tavolo che piangeva. Il mio primo pensiero fu che doveva essere accaduto qualcosa di terribile ed esclamai preoccupato: mamma, che cosa è successo? Fra le lacrime lei rispose: non lo so esattamente, so solo che tuo padre ha fermato di lato l'auto, è sceso e ha pregato Gesù. Gesù, se puoi far qualcosa per un vecchio ubriacone come me, ti darò la mia vita. Pochi giorni dopo ricevetti una telefonata da un ospedale di Dallas dove papà era stato ricoverato per i gravissimi danni prodotti al suo corpo dall'alcol. La voce familiare di papà mi ordinò: figliolo, portami una Bibbia. Sorpreso per la richiesta, dissi: papà, che ti è successo? Un po' imbarazzato, ma fiero della sua recente decisione, mi rispose allusivo: lo sai bene che cosa mi è successo. Poi il suo tono si addolcì e ripeté: portami una Bibbia. Con la Bibbia sotto braccio mi precipitai nella clinica e appena varcata la soglia di camera sua, papà mi abbracciò. Le prime parole che uscirono fuori dalla bocca furono: vuoi pregare per me? Ci gettammo assieme con la faccia a terra e piangemmo e pregammo. Questo accade 15 anni fa e da allora mio padre è rimasto sempre sobrio ed è il migliore amico che abbia mai avuto. Lui e mamma sono membri della mia chiesa e ogni domenica si fanno 115 km solo andata per frequentare i culti. Tutto questo è successo perché il mio fedele Signore ha piantato nel mio cuore il santo desiderio di vedere mio padre guarito e rimesso in sesto dello spirito nell'anima e nel corpo. Ecco, questo è importante, questa è una testimonianza di un pastore
che collabora lì in America anche con le chiese cattoliche proprio, quindi naturalmente io quello che dico su di lui poi va riportato sempre in ambito cattolico e secondo la legge della Chiesa, però per dire che è vera la verità del Vangelo che dice che dove due persone si accordano per chiedere una grazia la ottengono, perché Gesù dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro, riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro. Ecco, allora questa testimonianza serve soltanto per dare un esempio di come è vera la parola di Dio quando le persone si accordano per chiedere una grazia. Qui la mamma e lui si sono accordati perché questo uomo si convertisse dal vino, diciamo, a Gesù. Allora ecco, chiedo proprio veramente allo Spirito Santo che faccia sempre più innamorare le persone del nome di Gesù, e questo ci dia la grazia di amare sempre più Cristo, la Chiesa, di essere obbedienti a Cristo e alla Chiesa e poi di sperimentare i frutti dello Spirito Santo. Quindi questo è proprio il dono che chiediamo oggi. Allora finiamo proprio col Padre Nostro, chiedendo veramente che oggi questo nome si scriva proprio nei nostri cuori e non possiamo più smetterle di pensarlo, di parlarne, di testimoniarlo e di adorarlo. Preghiamo anche per tutte le persone che ascolteranno, perché questo nome diventi proprio un fuoco che dovunque arriva porti proprio l'amore di Dio. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, adesso nel nome di Gesù Cristo ti chiediamo di benedirci dalla cima del capo alla pianta dei piedi e di benedire con un fiume tutti i tuoi figli, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Pace e bene a tutti.